Dovendo fare un resoconto analitico dell'anno agonistico appena trascorso e dell'anno che sta per concludersi, non riesco a vedere o a capire quale sia il momento più importante. Sono stati tanti momenti importanti, difficili, non è soltanto durante la partita che si consuma il lavoro delle ragazze o dei tecnici o dei dirigenti. Mi viene da ricordare come momento più importante la scalata alla Serie D della prima divisione, inaspettata per alcuni versi, ma preparata per tanti altri, con un lavoro certosino ogni giorno. Non è da tutti avere delle ragazze di 12, 13, 14 o 15 anni che siano, fare soltanto scuola e sport, con pochi svaghi e tanto sacrificio. Loro sono riusciti a farlo e il merito è tutto loro. Hanno partecipato a corsi di specializzazione con Bosetti, hanno preferito andare a fare una vacanza giocando a pallavolo piuttosto che andare al mare. E stiamo continuando a prepararci per avere dei successi che abbiano un seguito alla vittoria dell'Under 14, alla vittoria della prima divisione e speriamo di poter ambire a traguardi molto, ma molto più prestigiosi, ma per loro, per le ragazze e per il lavoro che fanno i nostri tecnici. E anche, dove lo voglio sottolineare, i dirigenti, che è il lavoro più oscuro, quello che meno si vede, ma quello che è necessario per una società. Oggi è stata soltanto una giornata di festa, pura festa. Abbiamo iniziato nel pomeriggio, presto pomeriggio alla gradina, con proprio il mini volley e tutte le bambine piccoline. Abbiamo trasformato la gradina in una vera giostra, dove le ragazzine scendevano e salivano e scendevano dai gonfiabili che sembravano veramente felici e contenti. E misto con esercizi di pallavolo, che forse neanche lo stesso sono resi conto perché erano così belli che pensavo soltanto a divertirsi. E questo è stato molto piacevole perché sono visti anche i genitori soddisfatti di come trattiamo i loro figli e i loro bambini più che altro. Nel tardo pomeriggio invece ci siamo trasferiti qui a Belvedere per gli Under, dove la festa è continuata con prima di tutto ringraziando i genitori che fanno sempre sacrifici perché ci accompagnano ovunque andiamo a loro spese e quindi era giusto dedicare un'oretta a loro con una cannoloterapia offertaci dal nostro sponsor Mocambo e hanno apprezzato anche perché la roba del signor Alfieri è veramente fantastica. Dopodiché abbiamo fatto la classica tombolata, dove c'erano dei premi, ma più che altro era un divertimento puro. E alla fine poi, come in tutte le migliori famiglie, ci siamo scambiati i regali tra dirigenti e tecnici. E